Signore e signori, buonasera. Conoscerete la macchina per misurare la forza. Io, per poter misurare la mia forza, uso questo, un panda, come vedete. Se riesco a sollevarlo, significa che mi mantengo in condizioni fisiche perfette. La storia di questa sera parla di due belle donne, contrastanti fra loro come il bianco e il nero, ma naturalmente il filmato è a colori, e quindi il bianco e il nero, in un filmato a colori, non può che essere una storia gialla perfetta. È lei, non ti far sentire. Hai visto? Hai visto? Sembra che capisca che ce l'abbiamo così. Per me nasconde qualche cosa. Quella. Ma che deve nascondere? Tanto sappiamo tutto. Ecco a lei, signora Lawson, alprazolam. È un farmaco che si usa per curare la schizofrenia. Oh, non è per me. È per una delle sue altre personalità, probabilmente. Va bene, va bene. Pronto? Kate, fortuna che ci sei. Ho passato una notte spaventosa. Ho finito le mie pillole, ho dimenticato di comprarle ieri. Mi sono svegliata qui e non sapevo nemmeno dov'ero. Accidenti, ti ho sbattuto fuori da casa tua e... Ma no, non mi hai sbattuto fuori. Ti ho offerto io di stare qui per lasciarti un po' di spazio. Ora sta calma e rilassati. E respira. Le pillole puoi andare a comprarle adesso. Giusto, sì, hai ragione. Kate... Continuo a pensare a nostra madre, sai, e mi vengono in mente le sue crisi di depressione. Ma cosa c'entra la mamma? Tu sei stanca, esaurita, ne puoi venire fuori benissimo. Sì, sì, certo. Ricorda che ti voglio molto bene. Sì, grazie. Ciao. Sono in tre, hanno appena imboccato la statale nord. Saranno al vostro posto di blocco fra pochi minuti. Attenzione, possono spararvi a vista. Al supermercato hanno ammazzato a sangue freddo tre persone. Tenetevi pronti, con armi in posizione di sparo. Scusi, signore. Polizia, sergente Sweeney. Sono 6 anni che faccio questo mestiere. Lei abita qui? No, ci sto per pochi giorni. Che è successo? È quello che dobbiamo scoprire. Sappiamo soltanto che un vagabondo che dormiva alle sue portone è stato massacrato a coltellate. E perciò stiamo interrogando... Ci penso io, Sweeney, va pure, ti vogliono alla radio. A me? Sì. L'hanno trasferito da poco al nostro distretto, ci hanno fatto questo bel regalo. Sono il tenente Reed. Karen Lawson. È lei la proprietaria del club, no, Karen? No, è di mia sorella, io sto qui soltanto per un po' di tempo. Così, stanotte c'è stato un... Un omicidio. È il terzo in questa zona nel giro di 3 mesi. Scusi, lei vive sola qui? Sì, soltanto per pochi giorni. L'appartamento comunica con il club? Sì. Allora, entri dal club, è più sicuro. Era lei che volevano alla radio, tenente. Beh, devo aver capito male. Signorina Lawson, sì. Le dovremmo fare qualche altra domanda. Magari potrei venire io nel suo appartamento più tardi? Va bene. Mi faccia indovinare. Lei pensa di poterle tirare fuori di più se è a suo agio e rilassata. Quindi cosa c'è di meglio di 4 chiacchiere amichevoli nel suo appartamento? Già, proprio così. Vediamo se la scientifica ha trovato qualcosa di utile. Quando smetterò di farvi da tirapiedi e vi accorgerete che sono un bravo poliziotto? Appena diventerai un bravo poliziotto. Calma, rilassati. Fa un bel respiro. Non c'è niente. Niente di cui aver paura. Ecco, signorina Lawson. Oh, grazie.
Ecco a lei. Uno. Va bene? Sì, la ringrazio. Grazie a lei. Che cosa vuole? Double Duty Electronics, avete un guasto all'impianto elettrico? No, 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 non mi pare, non credo, no. Mirror Image, cortocircuito alla pista da ballo. Ho bussato all'ingresso del club, ma non ha risposto nessuno. Così sono venuto su. Oggi è il 7, non è vero? Per favore, io... Senta, per me sarebbe meglio se lei potesse tornare in un altro momento. Come vuole, ma spero che non sia una cosa importante, perché non potrò tornare prima di 3 settimane. Chiami l'ufficio quando avrà deciso. Aspetti! Può dimostrare, voglio dire, può farmi vedere un documento? Ma certo. Va bene. Si accomodi. La scala è laggiù. Mi scusi se ho fatto tutte quelle storie, ma non mi avevano detto niente di questa riparazione. Ah, non deve scusarsi. Ecco. Girano tanti maniaci al giorno d'oggi. Già. È sempre meglio andare sul sicuro. Certo. Ma io l'ho già vista poco fa. Come? È giù, in farmacia. Ah! È proprio piccolo il mondo, eh? Come va? Ah, bene, molto bene. Credo di aver capito qual è il problema. Uno dei problemi, almeno. Non ci ha messo molto, a quanto pare. Vuole un whisky? È un po' presto. O forse è un po' tardi. Momenti. La vita è fatta di queste cose, di piccoli incidenti, di incontri casuali. E io sono convinta che questi momenti non si dovrebbero mai lasciar passare, perché poi c'è il rischio che non si ripetano mai più. Come ti chiami? Jimmy. Ciao, Jimmy. Sei un tipo mercuriano. Ma sai un sacco di cose. Beh, anche un elettricista può andare all'università e prendere la laurea in letteratura. Mi dispiace di averti spaventato prima. Non sono spaventata ora. Io sì, ecco. Di un po', ma quanto tempo ti ci vorrà? Non so, per riparare il guasto o fare quello che devi fare. Tutta la mattina. Dovrai riposarti. Io ho voglia di fare una doccia, perché non vieni di sopra, così magari poi parliamo un po'. Beh, tanto devo dare un'occhiata all'impianto dell'appartamento. Ah, ecco, hai visto? Adesso sai da quale camera cominciare. Thank you.
Sì? Karen, sono io. Volevo soltanto sapere come stai. Oh, ciao, Kate. Mi sento molto meglio adesso. Kate, a volte mi sembra di essere due persone diverse. Come se avessi una vita segreta. Sì, segreta anche per me. Mi rendo conto che tu fai tutto quello che puoi per aiutarmi. E credimi, non so come me la caverei senza di te. Grazie di avermi chiamato. Ciao. Oddio, che cosa... Non ti volevo spaventare. Credevo che mi stessi aspettando. Per favore, non mi faccia del male. E perché dovrei? Per questo. Non è mio, l'ho trovato di sotto. È pericoloso lasciare questa roba in giro. Specialmente dopo tutti quegli omicidi nel quartiere. Lo sa che ci sono almeno una decina di poliziotti qua giù nel vicolo e magari stanno cercando proprio questo coltello. Beh, allora bisognerà farglielo avere. Eh già. Più tardi. Non mi tocchi, la prego, non mi tocchi, non mi tocchi. Ho capito, ti piacciono i giochini col tiro. Vuole smetterla, tenga giù le mani. Signorina Lawson. Tenete, quest'uomo ha tentato di aggredirmi. Ma che dice, è pazza, io non l'ho aggredita. Polizia. Mi ha invitato lei a salire. Che cosa è venuto a fare qui? Devo riparare un guasto all'impianto del locale di sotto. Double Duty Electronics. Ero giù a lavorare, la signorina si annoiava forse. Mi ha fatto delle avance e io ci sono stato. No. Ha preso qualche pillola in più? L'avranno mandata un po' su di giri. Questa casa sembra una farmacia. Vuole per favore dirgli di tornare giù a finire quello che deve fare. Ah, per me va bene. Se il tenente non ha altre domande. Coraggio, mi racconti tutto quello che è successo dall'inizio, con calma però. Va bene. Me lo sono ritrovato in casa all'improvviso. Insomma, sì, io l'ho lasciato entrare, ma solo per fare un lavoro di sotto. Sapevo che non gli dovevo aprire la porta, perché mi ha seguito fin qui dalla farmacia. Ma lui le ha mostrato un regolare ordine di servizio. Sì, ma il fatto è che aveva in mano il coltello e io ho pensato che fosse l'arma del delitto. Aveva un coltello? Sì, lo ha lasciato qui, adesso glielo faccio vedere, venga. Venga. Ma dov'è finito? Non capisco, era qui pochi minuti fa. Karen. Mi deve credere. Karen, io le credo. Sì, Karen, si calmi, io le credo. Soltanto è sempre meglio non saltare a conclusioni avventate. So. Facciamo così, io adesso vado di sotto e domando al nostro amico se sa dove è finito quel coltello. D'accordo, sì, ma... ci vorranno solamente pochi minuti. Perciò se ne stia qui e intanto cerchi di calmarsi, va bene? Va bene. Siamo va bene. D'accordo? Sì, sì, però torni presto. Ma certo, stia tranquilla. Va bene. C'è nessuno? Ehi, elettricista, dove andate? Le vorrei fare un paio di domande a proposito del coltello che ha trovato. Ehi, agente. Che ci fai qui? Tengo d'occhio il club. Qualche volta tornano sul luogo del delitto. Cosa? Ah, gli assassini. Riker per me era insuperabile con le donne. Riker, il mio ex capo. Lui andava forte, ma Reed lo fa sembrare un collegiale alle prime armi. Con una bella femmina come Karen Lawson, quanto può durare un interrogatorio? Giorni. Ci avrei giurato. Adesso c'è Reed, ma prima o poi me lo prendo io il suo posto. Pattuglia 17. Sono Sweeney. Dov'è il tenente? Sta interrogando una testimone, che c'è? C'è del sangue sul cadavere che non è della vittima. Veniamo subito. Novità sull'omicidio? Sì, dal laboratorio. Hanno trovato nuove tracce di sangue, non sono della vittima. Lo vuoi un consiglio? Dai al tenente Reed altri 5 minuti. Sì, se ci tieni alla promozione. Allarme alla banca fra la nona e la terza street. Andate a vedere che succede. Giusto. Dov'è il tenente Reed? Cosa? E lo chiedi a me? L'ultima volta che l'ho visto era con te. No, è venuto qua giù per parlare con te. Beh, io sono andato a prendere dell'altro filo nel furgone. Ma guarda, e allora siamo di nuovo soli noi due, a quanto pare. Che cosa hai in mente? Se ricordo bene, siamo stati interrotti sul più bello. Io ricordo solo che tu mi hai fatto passare per una specie di stupratore davanti a un poliziotto. Oh, ora sei arrabbiato con me. Hai detto bene. Scusami. Ecco,
Ero così confusa, mi sono spaventata quando ti ho visto con il coltello in mano, ma non lo capisci, ero sotto sopra. Tutta quell'eccitazione, poi tutta quella paura. Allora, è questo che ti manda su di giri? Un po' di dolore ti porta al piacere? A te non succede? No, no. No, stiamo parlando di te adesso. Oh. L'hai detto tu stessa, ora siamo soli. Qui non c'è nessun altro. Il tuo amico tenente è andato via. Il coltello non c'è più. Non puoi più trovare scuse. Dimmi la verità, tu adesso hai voglia. Aspetta di me. Un momento. Puoi fare qualunque cosa, tutto quello che vuoi. Se riesci a prendermi. Continua a scappare, ma non puoi nasconderti per sempre. Che diavolo succede? Ma come? Hai già dimenticato il nostro patto? Ti ho preso. Avanti, vieni qui. No! Mi lasci! Mi lasci! Finisci la maledizione! Adesso basta con i tuoi giochetti. Stai tirando un po' troppo la corda. Smettila, sta ferma! 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 Lasci! Che fai? Sei impazzita! No. Ferma! Ma che fai? No! 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 Oh mio Dio! Oh Kate! Oh Kate! Kate, dove sei? Dove sei? Tutto bene. Stia calma, tranquilla. Ci siamo noi qui. Sergente, venga a vedere. Io chiamo rinforzi. Non è necessario. Stia tranquilla. Kate, fortuna che ci sei. Ho passato una notte spaventosa. Ho finito le mie pillole e ho dimenticato di comprarle ieri. Accidenti, ti ho sbattuto fuori da casa tua e... Ma no, non mi hai sbattuto fuori. Ti ho offerto io di stare lì per lasciarti un po' di spazio. Ora sta calma e rilassati e respira. Beh... Tanto devo dare un'occhiata anche all'impianto dell'appartamento. Ah, ecco, hai visto? Adesso sai da quale camera cominciare. Devo riparare un guasto all'impianto del locale di sotto. Double Duty Electronics. Puoi fare qualunque cosa, tutto quello che vuoi. Se riesci a prendermi. Kate. Kate, dove sei? Kate. Lo so, assomiglio come una goccia d'acqua a mia sorella. Entri, sergente. Devo soltanto farle qualche domanda, signorina Lawson, riguardo a sua sorella. Ma certo, si accomodi. Le posso offrire qualcosa? Io prendo un whisky. Ma che sciocca, mi scusi, lei adesso è in servizio. Sì, sono in servizio, ma bevo un gin con martini. Solo poco poco martini e tutto gin. Ma sicuro? Povera cara, è una cosa davvero molto triste. Lo sa, fin da quando eravamo bambine, lei si rinchiudeva in un mondo tutto suo. Recitava varie parti. Lo capisce che voglio dire? Come no? Una volta ho lavorato a un caso simile. Una donna con molte personalità. Come ha aiutato sua sorella? Ho fatto tutto quello che potevo.
Vede, mia sorella è una donna molto riservata, chiusa. Non ha mai permesso a nessuno di avvicinarla. Ma io non sono come lei. Non ne vuole un altro po'? Perché no? No, non c'è più ghiaccio. Il sangue trovato sugli abiti della prima vittima, quella uccisa nel portone, è del gruppo di sua sorella. Noi due abbiamo lo stesso gruppo sanguigno. Davvero? Comunque mi dispiace, ma devo presumere che abbia ammazzato anche l'altro. Beh, ancora poche domande e il caso sarà praticamente chiuso. Perfetto.